Perché proprio il primo atto di questa giunta è stato quello di uscire dalla rete antidiscriminazione, dalla rete delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazione per orientamento sessuale e identità di genere. Io ho trovato questo, al di là diciamo del significato simbolico, veramente molto inquietante. A più di un mese di distanza, la polemica sull'uscita della regione dalla rete Redi contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere non si placa. A riaccendere le fiamme il consigliere di Open Sinistra FVG ed ex sindaco di Udine, Furio Onsel, fautore proprio come primo cittadino dell'ingresso del capoluogo friulano nella medesima rete. Completa e puntuale la risposta dell'assessore alla famiglia, Alessia Rosolen. Io ho trovato, per quanto mi riguarda, limitativo entrare in quella rete, che non ha prodotto alcun risultato, e quindi elencherò, e non ho trovato limitativo uscire, perché anzi davanti a questa uscita ci si apre uno spettro di azioni che politicamente l'amministrazione regionale è pronta a compiere. La Rosolena ha in primis ricordato sul tema di diritti e diversità il ruolo centrale della famiglia e poi delle istituzioni scolastiche. La posizione di Onsel però è quella di chi vede in quest'uscita la perdita di uno strumento utile in materia. Soprattutto perché dall'adesione a questa rete, che tocca appunto anche proprio gli aspetti fondamentali dell'individuo degli articoli 2 e 3 della Costituzione, si possono dare buone pratiche proprio per rispondere ai bisogni di benessere di tantissimi cittadini. Quindi l'assessore ha snocciolato dati sull'adesione alla rete ed eventi specifici promossi, ricordando come di Redi fanno parte poco meno di 100 istituzioni pubbliche in Italia. Posto che i comuni italiani sono circa 8.000, solo l'1% ha scelto di aderire alla rete Redi. Si ricorda inoltre che le attività promosse dalla rete Redi, alle quali la regione Friuli Venezia Giulia ha partecipato, sono riconducibili alla mera partecipazione a 3 convegni.